Ragazzi, vi presento io che mi buttai dal paracadute quando avevo 18-19 anni. Mi pare tipo 20. Là siamo. Sicuramente non avevi finito di sviluppare. Sì, in più mi ero da poco approcciato a internet come lavoro, nel senso avevo da poco detto sto prendendo tempo. Ma è prima o dopo Facebook è un sito bello? Dopo. Ma leggermente. 3-4 anni dopo. Ok. Vergogno. Dai. Vergogno. Io. No, non ti azzardare, bastardo. Lo mettere tu. Lo metto io. Dai, mettilo io. Però e se dico qualcosa che fa cringiare, che succede? La gente capisce che è del 2009, farà finta di non capirlo perché ovviamente sai come funziona, però ognuno la merda sua. Non penso che la gente su internet funzioni così. Dai. Però mi vergogno. E poi dico cose stupide. Dici cose stupide? Ma quanti anni avevi? Dai! La gente si evolve, anzi, insegnerà agli altri che anche se sono dei figli di p***a lo saranno meno dopo. La gente pensa che io me la stia tirando e che voglio tirarmelo fuori con le tenaglie, no? No, si vergogna. Dai Marco, vergognarti, ti vogliamo bene. Qual è la cosa peggiore che ho fatto online? È quello di Odyssey, possiamo dire che è invecchiato bene quanto cazzo vuoi, però... Ok, quello... È un po' brutto quello. Stai a buttarti nel vuoto, cosa cazzo di intelligente vorresti dire? Non è... Va bene, dai, andiamo. Mi ha convinto questo momento. No! Lo fai il sorrisino, Non vedo l'ora. Leggiamo la chat o non la leggiamo? Secondo me faresti bene a non farlo perché poi ti viene da stoppare, ti inventi, qui ero, e invece è perché lo vuoi stoppare il cringe. Nome? Marco. Cognome? Enrico. No, però non ce la faccio. Dai, mettilo. Metti l'ora che è qua. E tutto mi dà fastidio come mi muovo. Fai imparare alla gente che ci si può evolvere nella vita. Fallo. No. Da 20 anni a 30 e passa, questo, guarda. Questo insegnerà alla gente che si può avere molta fortuna e che persino i casi persi gli funziona il paracadute. Questo è quello che insegnerà questo video. Guardiamolo subito. Va bene. Frasco 00 ha donato 2 euro. Caga sulle pizze, prende peni in bocca, foto nude sul web e si vergogna di un video del 2009. Sì, ma quelle cose là volevo mostrarle, c'è un che di orgoglio e in più tutto fa mappazzone, ma sta roba qua è ridicola. Questa dai. È il mappazzone, dai! Com'è? Ai bro. Va bene, sì, sto vedendo se c'è. Non ti attaccare. Ok, c'è, va bene. Marco. Cognome. Marco. Dai, togli la mano. Ma non... Corino, che stai facendo qui? Mi devo buttare. Ti devi? No, bro. Glielo devi far vedere, così è brutto. Vabbè. Voglio vedere tutto. Non sapevo come buttare il fucile, quindi ho deciso... Prendiamo l'elegante. Aspetta. Ma che cazzo dici? Lui mi ha detto cosa fai e io ho detto mi devo buttare, non sapevo come tentare il suicidio, quindi rendiamo elegante la cosa, che è divertente. Hai sdrammatizzato. Sì, però merito una vagonata di pugni sulle gengive. No, sulle gengive no, un bel rimprovero però ci starebbe. Tipo come mi avresti rimproverato tu? Marco, dai, non fare lo spiritoso, oggi fa schifo. Prego, cos'è che ha detto? Tentare il che? Vabbè, questa non è colpa tua. Perché però sento? Sento tutto colpa mia. Che l'hanno mai sentito che ha detto? Era una battuta! Non prendermi per il culo, era una battuta! In più figo, quante battute fanno sul suicidio là? Nessuna! Arrivo io, sono un po' un coglione, guarda la mia faccia, però accreditamela! Che ti ha detto? Niente. Io ho sbagliato in faccia. Sì. E si fa così perché butti l'energia perché sei nervoso. Molto. Era un concerto. Ma che culetto avevo?
Molto. Che è un parrino qualcosa col mantra arancione. Quello là. Ma che, ma vuole prendermi il culo? Vedi, ha inquadrato il fotoschermo. Si è messo più giù. Non toccare di nulla, se qualcosa che ti dà male, fa male, o ti dà fastidio. Aspetti di guardarmi il culo! Minchia, veramente, guarda la sua cazzo di faccia! No, mi guarda sempre il culo! Mi fai vedere Marco? No! Ma questo è esagerato, ha fatto una diapositiva, non c'era altro da inquadrare. Tu dici che lui sia gay? Ma non lo so, non è gay inquadrare un culo, magari gli piaceva... Se sei un maschietto e inquadri il culo, o ti aspetti che tipo fra una decina di anni esista una piattaforma che faccia vedere a migliaia di persone, quindi probabilmente fra queste migliaia qualcuno gay questo video qua del mio culo, o sei gay? Secondo me non c'entra la sessualità. Milo Tavera ha donato 2 euro. Ue, è capodanno. Ue, è capodanno. Augur a tutti. Auguri a tutto quanti. Sembri il Lillo. Sta zitto. No, bro, volevo ficcarmi il cazzo di telecamera. Ma che cazzo fai, il regista? Eppure tu pensavi la stessa cosa. Io ho fatto un sorriso molto simile. Hai fatto un sorriso che non faresti mai. Nessuna questione adesso. Hai fatto tipo un. Vabbè, dai. Questo. Guardo di là, guardo di qua, non c'è la telecamera! Ai 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 ai! Ma boh! Cosa? Minestrone Barilla sei, veramente. Non ridere, perché non c'è niente. Scherzo, un grande saluto a tutti. Tutti quelli... Un grande saluto a tutti. Adesso inizio, devo venire. Ah, è pure montato. Comunque, bel taglio. Lui è Giuseppe. Allora, da poco, se non sbaglio, siamo venuti qua perché lui ha fatto 18 anni. Anche se lui me l'ha smentito, mi sono abbastanza sicuro che sia così. E quindi mi ha detto, pare che non ci sia, mi ha fatto ok. Lascia, se li porta bene i suoi 18 anni, Giuseppe. Ma quei capelli direbbero l'esatto contrario. E c'entreremo tutti. Mi sa di sì, c'entrate tutti. Qui c'entrano tutti, bro. Che domanda è? Guardi l'aereo vuoto, ci sono dei posti. Il fatto qua. Che in quelle il fatto che in quelle situazioni là è un po' particolare, non sai niente a cazzo da dire, quindi dici: Erika! Sì, esatto. Erika! Sì, sì, oggi. Oh, ma c'è vento, ragazzo! No, dai che è stato? Non me lo ricordo. Un rutto brutto, prepotente. Un brutto rutto, sì. Un momento di tensione. Probabilmente per sdrammatizzare. Però è stato costato, eh. Voglio proprio chiedere il punto di vista di questo cameraman. No, lui faceva sia foto che video e questi rumori che senti lui stava mettendo in posa per fare le foto. Con un altro dispositivo? Aveva qua la telecamera e qua la telecamera. Ah, ok. Ma forse è la stessa, non so. Non chiedermi niente, non chiedermi niente, non chiedermi niente, non guardarmi il culo, non chiedermi niente, non guardarmi il culo. Ma c'è caduta la spugnetta qua. Cosa? Okay. Che cosa da stare in mani in questa posizione che ho fatto solo io? Che okay, la comunicazione di questo posto è portato. Come siamo ancora? Come mettiamo ancora? Vai a salire, stai a casa. Dai. Goffo. Hai un po' di... Vabbè dai, non lo dico. Di scagazzone? No. E cosa? Mi ricordi una persona. Dimmelo. C'hai un po' di Zeb. Nei suoi tempi d'oro. Fisicamente.
siete entrambi dell'89, a quell'età ci si... Ma cosa dici? Forse è il momento peggiore. No, ma poi non è vero. Non lo so, un po' di zeb ce lo vedo. Non sono Victor! Allora, una mano qua, un piede qua e sale. Merda. Qua ero emozionato un po'. Sì? Sì, minchia. Anche perché il rumore che tu senti fuori è 10 volte dentro stranamente. Mm. Anche perché a un certo punto apri il portellone, quindi ci sia l'aria. Andiamo avanti. Oh mio Dio! E vai! E vai! L'elicottero va! Che succede? Beh, ci stiamo sfogando. Un piccolo. Stanno buttando energie. Testimonianza di Stanca è incominciata. Meno male che non si è sentito più il nome. Sì, ma proprio una grande regata. E non complimentarti il mio culo. Madonna. Ero a Catania qua. Tu l'unico che non parla dentro questo aereo. Citare Pippo durante un decollo. Questa mi mancava. L'unico visibilmente diverso comunque. Tipo, vabbè, sono qui. Sono tipo, qua sono l'artless del tizio della Molino Bianco. Sono una creatura che non dovrebbe esistere. Queste espressioni... Yahoo! Andiamo nelle nuvole! Questa espressione non la fai proprio più. No, bro, ma lì ero davvero mezzo me. Stavo da poco raccogliendo i frammenti della mia anima, ancora non ce l'avevo, ero vuoto. E quindi quando la persona mi parlava io reagivo come... Sì, sì, sì. Infatti sei più simile ai tuoi familiari. Bro, guarda che bella quell'immagine. Madonna. Eh? Questa sarà la provic di qualcuno su Telegram, eh? Possiamo anche evitare. Questa sarà la prova di qualcuno nella bara. Amato da tutti, soprattutto in volo. Preoccupato! No, era un po' cagazzato. Ma cos'ha quello in testa? Sì, sì, quello è un giullare. Ha detto Matteo? Forse sì. Già qua inizia il Matteo, però io non mi scalfisce anche perché non mi chiamo Matteo. Matteo! E vabbè dai, non si è girato. Cazzo, è come se gliel'avessi confermato che ti chiami Matteo così. No, quello era palesemente un... Senti, ciao, però sì. Poi... Minchia, la sala cinesca non me la ricordo. Sto... Vediamo. Stai andando nel cazzo di paradiso, hai scritto zoo nella maglietta e stai così. Seriamente preoccupato, osserva il pericolo. Cerco di fare finta di analizzare la situazione. Sì, esatto, di analizzare la situazione. Certo che siamo altissimi. Certo che... che cazzo vuoi da me? Matteo! Che cazzo devo dirti? Matteo! Matteo! Sì, sì, ma sì. Ma poi di un oggetto che non hai mai visto, lo vedi per 3 secondi e dovrei capire cosa cazzo sta succedendo. Avresti potuto anche dirgli non è Matteo, è Marco, proprio qui, no? Matteo! Bro, io non credo che il mio udito fosse impostato per ascoltare i miei dintorni in quel momento, te lo posso garantire. Oh!
Ma che cazzo vuole? Siamo pronti a salvare! Certo, ma questo è certo, cioè, siamo pronti a saltare, adesso si salta fra un po', e allora che cazzo mi chiede? Metti tu prova la faccia, la sfera che ti fa resuscitare in Devil May Cry, non so se sai. Sì, è un altro diciottesimo comunque la tua faccia, sembra una, mi dà delle vibe da diciottesimo. Ma poi mi ero tenuto solamente... Ma buono. Sì, la mosca c'hai. Non lo so. Ce la fa! Mi ha tolto l'alfabeto. Allora, so quando ha fatto il sorriso, ho pensato sempre il solito. Quando ha fatto la faccia, contraria, tipo non ce la fa, ho pensato, ma guarda un po'. Quando l'ho rivisto sorridere, no, mi sono sentito cadere nel vuoto. Ma ancora prima. Sì. Questo qua è un po' infarinatura Zelig. Tipo, sì, sì. No. Sì. Sì. E tipo quando vai dal bambino e gli fai... E poi che lui ti agisca nello stesso modo. Hai più di 20 anni. Oh, Dio, che paura! Oh, merda, Scorpion! Ma che cazzo è la roba? Ma che cazzo è? Bro, c'è un gioco horror per PC dove quello che ti insegue è così. No, mi sono sentito a scendere. Che risata, grazie. Ma che cazzo è? Ma poi l'ha fatta apposta. Sì, ma secondo me non si rende conto di cosa sta facendo. È pauroso un po', no? Comunque questa è una previsione del Covid incredibile. Questa è la faccia del Covid. Porca madosca. Bravo, bravo. No, ragazzi, chi è questo qua? È un personaggio di un videogioco, trovatemelo. Chi cazzo è? Sì. Singed di League of Legends. Sì, mi ricordava qualcosa. Ah, vero, sì. Ma mi ricorda qualche altra cosa. Paurissima. Bro, anche se... Mi fa ridere il fatto che anche se le sopracciglia non sono in quel classico modo diagonale, tutta la faccia però è come se lo fossero. Che bro, io qua ero fuori testa. Oltre che sono ingrassato 10 kg in un volo, che è successo? Non ce la farei mai, oddio mio. Bro, era... No, non esiste. Era spettacolare. No, ma fai benissimo, cioè... E questo è il problema, che essendo che comunque il tandem è dietro e tu sei avanti, tu devi avere l'iniziativa di dire ok, andiamo a buttarci. Infatti mi faceva così, però bro, io ero abbastanza impietrito. Ma certo che sei impietrito, ma dove cazzo sei? Guarda, sopra le nuvole. Bellissimo. Io sono tranquillo. Oddio. Oh merda! Tipo il parto, aiuto! Penso che sentivo quello che sente un bambino quando esce dalla figa, porca miseria. Wow. È così piccolo? Questo mi fa la faccia? Sì. Sì, facevo le corna. Questa è una copertina da film comunque, eh? Sì. Sì. Eccolo. Ah, bro, sta roba qua, qui non si vede per niente, perché sembra che siamo andati proprio nell'imbuto senza nuvole, ma il video fa schifo perché... ho letteralmente, qua siamo dentro le nuvole, ma non si vede, qui non vedevo nulla, ho visto questo letto bianco arrivarmi in faccia, però è stata la cosa più bella che abbia mai visto. Purtroppo non vale niente nel video, peccato.
eravamo altissimi. Minchia, sì, eravamo tipo 10 minuti di glide ho fatto. E no? Adesso tu atterri dolcemente. Sì, sì, e lui invece va subito. Infatti guarda qua, si dimentica il coso è aperto e ora si appanna tutto. Oddio, che paura! Basta! Matteo! Lo uso una volta l'anno, ma okay, quello era veramente cringe. Sì, sì, sì. Bravo Matteo! Chi ride con OH, a meno di che una mandria di cervi entra una casa e gli spacchi tutti i piatti. Ha visto un solo film e se n'è innamorato. Sì, e lo usa sempre. Matteo! Sì, chissà che foto incredibile. Tutte bianche, qua tutte bianche erano. Tutte bianche? Sì, sì, pessime. Ma siamo a Villa Vulcano? Ma Death Stranding è un po' così o sbaglio? Fa veramente paura. Poi con questo fiato, eccovi. Qua mi ricordo che facevo qualcosa di cringe, quindi non giudicarmi. Oppure giudicami. Vai! Vai! Vai cosa? È finito! L'avevo detto prima! No, bro, sto prendendo qualcosa di stupido. Dai! L'avevo detto prima! Hai pure la voce da ragazzino, dai! Smetti! Niente, non è riuscito il suicidio elegante. No. Sarà una scusa per rifarlo, magari. Ma infatti. Grande! Il mio piccolo ruttino. Mamma. Il nostro piccolo ruttino. No, dai, è andato, è andato. Bro, non sono un piccolo ruttino. È andato, bro, è andato. Ragazzi, vi giuro che non sono un piccolo ruttino. Madonna, wow. Eccolo qua. Adesso. Che età avevi? 2009? Bro, tipo 6. Qua ero a 6 anni. Era 2009? No, era tipo 1900, avevo 6 anni. Dai, però dimmi qual era l'anno. Mi pare che era il 96. No, 95. Qual era l'anno di questo video? 1995. E 2009, 2010. Non ricordo. Forse abbiamo minchia, si è cagato addosso lo sto ruttone. A volte viene pure a me quando bevo un sacco. C'è un cane là. Merda. No, così finisce horror. Fine. Comunque mi sa che abbiamo la stessa età. Io con quel Marco là. Un alternative ciccio. Ma basta inventare cose. Dai. Ragazzi, che ve ne pare? Cerchiamo di far smaltire sta cosa a Marco perché qua pesa 2 kg in più. No, senti, pensavo peggio, però è stato davvero difficile. Oh, vedi, guarda, dai. Spettacolo. Vedo che va molto forte Matteo. Beh, pensavo peggio. Il nostro ruttino. Pensavo peggio. Bello, bellissimo comunque. Sì, sì, mi è piaciuto. Ma quel tizio ha una fottuta... bel video, mi sono veramente sciupato, non ce la faccio più. Dovremmo rifarlo tutti assieme, bro. Dovremmo rifarlo tutti no, assieme. No, ci muoio veramente. No, bro, veramente non ci muori. C'è Daniele dentro l'aereo, c'ho paura. Spiegami questa cosa. Io penso che la sfortuna di Daniele abbia una natura esoterica. Ah, no, veramente. Una maledizione c'ha addosso. No, se moriamo perché c'è Daniele con noi, fa schifo al cazzo. Evitiamo di fare queste cose. No, non viene Daniele. No, è ancora peggio perché è una cosa brutta. Facciamo una cosa leggendaria e lasciamo Dani a casa. Sì, no, vedi che mi hai fatto veramente riflettere, non ci avevo neanche pensato, cretino me. Andiamo io, te e Ciccio e fanculo Daniele. Non voglio isolare Daniele. E io non voglio morire, però voglio rifare di nuovo questa cosa qua. Hai ragione pure tu, però. Secondo me veramente c'è dell'esoterismo dietro tutto. Ma anche perché se tutti facciamo un video, possiamo fare un contenuto in cui rimontiamo tutti e quattro. Sì, questo sarebbe divertente, però sì. C'ho paura di morire seriamente.